fatta a punta, ma che cos'è? Vediamo qui nelle splendide acque limpide di Reclami Noa un lungo cordone che si snoda per 20 metri circa, ricoperto da vegetazione marina. Oh, ma che è sta cosa? Lo vedi qua che escono delle... Questo legno puro, perciò. Sì. Sarà allora, che sono una barca antichissima. Ora andiamo a ricontrollare. E perché dici che è una barca antichissima? Come fai a capirlo? Ma perché è troppo sommersa? È troppo sommersa. Ci vogliono centinaia di anni per farla stare in queste condizioni. Allora, hai capito? La barca di Ulisse, questa. Che ti immagini, vero? O Minosse, che e la Clamino fu una Minosse delle rotte di Ulisse per giungere su Itaca. E da Banna aeroporto. La struttura sembra appunto avere la forma di una barca. Abbiamo visto lì davanti la prua e qui questa estremità sarebbe la poppa. Adesso cercheremo di raccogliere un campione e cercare di capire a che epoca possa risalire il relitto. Camoggero tenta di recuperare un pezzo del relitto. Hai visto? Sicuramente la struttura di legno, ma ci sono parti che la circondano che sembrano di tufo, di sabbia un po' più dura, e ci sono anche parti metalliche. Sì. Come la legno. Avevamo intuito la struttura è di legno ed è ricoperta da tantissime alghe. Da uno strato di vegetazione acquatica, alghe. Piuttosto andata come vegetazione. Spettacolare. Fresca, ragazzi, questo legno è antichissimo. Questo legno è antichissimo. Bisognerebbe legno massiccio. Legno bucato, sembra quello potesse essere un chiodo. Fammi vedere. Cercheremo di capire se ci sono anche parti in ferro e a quanto risale la struttura, magari chiedendo l'aiuto di qualche esperto. Certo. È ricoperta da una fitta vegetazione acquatica abitata da piccoli molluschi e crostacei marini. Sembra risalire a un periodo non troppo recente, infatti vediamo che il legno è molto consumato dall'acqua, dagli animali e dalle piante che ha ospitato nel corso degli anni. Potrebbe trattarsi anche di secoli, in quanto quella che sembra l'ipotesi più plausibile è il ritrovamento di una struttura lignea di una imbarcazione su questi mari abitati da secoli, da millenni. Si potrebbe trattare di una barca molto antica, come anche di un mercantile dell'Ottocento. Vediamo così a occhio nudo, grazie alla limpidezza delle acque di Eraclea Minoa, che si scorge un tubo di ferro. Dove va? Bravo! Oh, vediamo un grosso tubo di ferro che ha recuperato Giuseppe Di Benedetto, che si è improvvisato subacque. Dove c'è un cannone, pare, perciò. Sì, c'è da fare un cannone. Avremo chi c'ha questa parte qua? Per informare chi di competenza a fare delle ricerche, approfittando del mare settembrino di Reclami Minoa. Lo vedi, questa sabbia nera non la devi fare cadere, che ti dice l'età. Capisci? Non la fare cadere sta cazzo. Sì, non la fare cadere sta sabbia nera. È stato difficile scendere e tirare. Minchia quanto pisa, oh. Non è stato difficile scendere. Stai riprendendo. Questo piombo, raga, che sto per antico sto coso. Stai riprendendo. Non è stato molto difficile scendere, quanto portarlo in superficie, in quanto è molto pesante. Sembra piombo, ma anche è piombo. La morbidezza con la quale si può modellare fa pensare a piombo. Piombo. È sicuramente una struttura. Può essere un cannone, Giuseppe? Potrebbe essere un cannoncino. Anche un cannoncino. Un po' deformato, questo, come si può vedere nella sua estremità. Lo potranno appurare, lo potranno verificare molto semplicemente, credo, archeologi più competenti di noi, che ci siamo improvvisati anche con mozzatori, ma credo che qui ci siano anche gli elementi per capire di cosa si tratta. Ovviamente noi pensiamo a quello che resta di una barca, di un'imbarcazione
molto molto grande e probabilmente anche molto molto antica. Naturalmente informeremo chi di competenza e chi di dovere a svolgere le indagini per cercare di risalire a quale epoca appartenga il relitto di cui... Sicuramente è un relitto di una barca, non si capisce a che epoca possa risalire, ma sicuramente ha almeno 100 anni. E lo stato della vegetazione? C'è una folta vegetazione che ricopre l'estremità della barca, che emergono a circa 2,5 metri di profondità, 30 metri dalla battigia. A quanto risale secondo te lo stato di questa vegetazione? La vegetazione poteva avere un 4-5 anni, però magari era sommersa dalla sabbia e poi è stata riazionata con le mareggiate, soprattutto con le ultime mareggiate. Sì. Finissimo il relitto. Stiamo vedendo Filippo Mormina e Gianni Di Rosa, due appassionati di pesca subacquea che da noi avvisati stanno cercando di capire meglio con pinne e maschere la realtà, ciò di cui si tratta. Filippo, tu che ci sei immerso, secondo te di che si tratta? È difficile sapere, ci vuole un esperto. È la quinta di una nave. Ora, non so se è una nave antica o una nave moderna, no, perché parte il ferro e questo è anche un peschereccio che si clandestino, no? Notizie non ce ne hanno. Ecco Luigi, eccomi, un saluto anche da Calogero e dall'archeologo subacqueo Giuseppe Di Benedetto, che ha trovato un resto di un cannone antico. Dopo il ritrovamento stiamo andando a riconsegnare, a informare le autorità competenti del ritrovamento di quella che sembra essere una barca, una struttura in legno, ovviamente un artefatto umano ricoperto da una vegetazione acquatica, e nei pressi del quale abbiamo anche ritrovato quello che sembra essere un cannoncino, un tondello di piombo ricoperto di numerose alghe e funghi marini vari. Noi adesso informeremo le autorità sperando che presto si possa capire con più chiarezza di cosa si tratta. Intanto vediamo che già i turisti e i curiosi sono accorsi numerosi per vedere questo presunto relitto di una barca sulla spiaggia.